Aggressioni a medici e infermieri oggi, flash mob nel pronto soccorso di Marche Nord per protestare contro le condizioni di lavoro e di sicurezza dei sanitari. I primari lanciano l'allarme, non ce la facciamo più, siamo in carenza di personale. Più di 50 casi ogni 100.000 abitanti e rianimazioni al 10% nelle Marche, sforati, due parametri su tre, ma Saltamartini assicura, non si passa in zona gialla. A Fano ho celebrato con la consegna delle benemerenze l'anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale. Al Duomo Trasarti cita le parole di Pio XII, il vigile urbano è l'occhio, l'orecchio, la mano e il cuore della pubblica autorità a vantaggio del bene comune, la vostra è una vera missione. Impennata record dei prezzi dei generi alimentari, da gennaio il pane costerà il 20% in più e aumenterà anche la colazione al bar. No, il governo cosa fa? Sa solo aumentare i prezzi e aumentare i salari, ma la gente deve vivere o deve morire? Buonasera, dopo l'ennesima aggressione a medici e infermieri del pronto soccorso di Pesaro, il primario Umberto Gnudi ha indetto una protesta per un minuto oggi. Gli operatori sanitari si sono fermati, uniti nello slogan Basta violenza, siamo la stessa squadra. Al flash mob si è unito anche il pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce. Il servizio di apertura è di Letizia Marchionni. Serata d'inferno, quella passata al pronto soccorso San Salvatore di Pesaro, dove intorno alle 20 dello scorso mercoledì un ragazzo 23enne pesarese ha sferrato calci e pugni, sputando e aggredendo gli operatori sanitari. Lo aveva trovato il padre in stato di alterazione per abuso di sostanze sulla panchina di un parco e lo aveva portato al pronto soccorso, dove reggendosi a malapena in piedi aveva dichiarato di avere un malessere, per poi dare in escandescenza a causa dei tempi di attesa, colpendo prima un'infermiera con un pugno in faccia, per poi sferrarne anche un altro contro un operatore sanitario accorso per aiutare la collega, causandogli un trauma alla spalla. È stato richiesto l'intervento della polizia, che una volta giunta sul posto ha trovato il ragazzo già sottosedativo e ricoverato, ma come se non bastasse, al suo risveglio il 23enne ha ricominciato a dare in escandescenza, rendendo necessaria un'altra dose di sedativo. In totale l'aggressione ha coinvolto 5 infermieri del pronto soccorso ed anche il direttore Umberto Gnudi, che ieri sera ha annunciato una protesta su Facebook con lo slogan Basta violenza sugli operatori, siamo la stessa squadra. Oggi alle 12 per un minuto gli operatori sanitari del pronto soccorso di Marche Nord hanno incrociato le braccia per protestare contro l'ennesimo episodio di violenza e contro l'insostenibile situazione in cui versano tutti i pronto soccorso italiani, ha affermato Gnudi. Purtroppo non è così inusuale in pronto soccorso. Noi, come dice un collega, noi come lavorassimo in strada, non abbiamo porte chiuse, quindi accogliamo tutti e di tutto. È una cosa molto triste, molto brutta, però paradossalmente questa è solo la punta dell'iceberg, perché questo è un rischio che noi abbiamo scelto facendo questo lavoro. Quello che non abbiamo scelto è di vicariare le mancanze di tutto il resto del sistema sanitario, perché bisogna dire che i servizi sul territorio sono stati grandemente ridotti, sono state tolte delle guardie mediche, è stata tolta la guardia turistica, ci sono dei problemi per i posti di posti ricovero nelle strutture del territorio, e questo ricade sull'ospedale. Il problema dell'ospedale è che ci sono pochi posti letto a causa del Covid, e questo ricade sul pronto soccorso. Noi siamo in coda alla catena alimentare. Quindi tutti i problemi del sistema sanitario nazionale diventano un problema grosso nostro, e noi siamo chiamati a risolverli, e finché ce la facciamo, lo facciamo con tutto il cuore, ma siamo arrivati a un punto nel quale non ce la facciamo più. In questa situazione noi siamo presi al 100%, tutta la nostra vita è il nostro lavoro, e questa è una cosa che nessuno può sopportare a lungo. Una protesta silenziosa, quella degli operatori sanitari, ma dal rumore assordante che evidenzia timori e difficoltà. Anche il pronto soccorso del Santa Croce di Fano questa mattina alle 11 si è fermato per un minuto. Gli operatori chiedono un posto di polizia vigilante su buttafuori per difendersi dalle continue aggressioni. Al flash mob ha commentato commosso Giancarlo Titolo, responsabile del pronto soccorso di Fano, era presente tutto l'ospedale. La situazione, ha proseguito, anche al Santa Croce non è delle migliori. Siamo in carenza, insomma, di
personale, questa non è una novità, non si trovano medici, i medici che ci stanno insomma, hanno anche la possibilità di andare in pensione, insomma, per cui praticamente le carenze sono sempre maggiori. Ci attendiamo ovviamente delle risposte insomma, dalla regione, insomma, perché comunque secondo me questa è una cosa insomma, che va contrattata insomma, e discussa insomma, ad alto livello, insomma, secondo me. Ad assistere al flash mob di Pesaro vi era anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. E non è più possibile che nei pronti soccorsi si scarichino tutta una serie di problemi anche sociali, perché qui vengono molte persone che molto spesso nulla hanno a che fare con i problemi del soccorso e della sanità. Teniamo conto che c'è un accesso con codici bianchi enormi per questioni anche relative a liti tra coniugi, il che significa che i problemi della società non si risolvono al pronto soccorso dell'ospedale. Anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha espresso massima vicinanza agli operatori sanitari pesaresi e a quelli di tutta Italia. Chi sta in prima linea, ha dichiarato, deve essere ascoltato e pagato adeguatamente, a maggior ragione in questa fase storica di pandemia che ha messo sotto stress tutto il sistema. Sull'aggressione avvenuta in pronto soccorso, il primo cittadino ha poi aggiunto che l'azienda ospedaliera Marche Nord deve avere un sistema di sicurezza adeguato. È impensabile, ha detto, che non ci sia un filtro, presente invece in altre strutture, come in comune o in regione. Secondo il sindaco, quello che è successo è la dimostrazione che fin quando non avremo un ospedale nuovo e moderno, il problema non si risolverà. Intanto si è registrato un boom di positivi al Covid nelle Marche. Nelle ultime 24 ore i casi riscontrati nel percorso nuove diagnosi sono 252. La provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino con 97 contagi. Sono 3 i decessi legati al coronavirus. Si tratta di 2 donne e di un uomo di età compresa tra gli 83 e i 96 anni. Negli ospedali della regione i ricoveri sono 82, uno in più rispetto a ieri. Cala lievemente il numero di pazienti in terapia intensiva e anche quello dei degenti in semi-intensiva. E nelle Marche sono stati sforati 2 dei 3 parametri individuati dal governo per poter restare in zona bianca. La situazione però resta ancora sotto controllo. Ne hanno parlato al termine del flash mob l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e il primario di anestesia e rianimazione Michele Tempesta. Sentite. Penso che non arriveremo ad una modifica del parametro diciamo così previsto dal Covid. È chiaro che dobbiamo incentivare i percorsi di aumento delle vaccinazioni e naturalmente in questa direzione anche stamani ho parlato con il generale Figliuolo affinché siano lasciati da parte del governo i 65 medici che servono per le vaccinazioni. Io credo che i vaccini siano la risposta efficace al Covid e quindi dobbiamo proseguire con la campagna di vaccinazione. Dottore, Marche Nord, abbiamo 11 pazienti ricoverati in terapia intensiva, e tutti con polmonite Covid, intubati, e quindi i numeri sono in lieve crescita. Ancora per la reanimazione la crescita è lieve, preoccupa la situazione generale, la subintensiva che aumenta di numero, in genere l'aumento dei contagi. Chi sono i ricoverati in terapia intensiva oggi? Oggi abbiamo 2 vaccinati, 9 non vaccinati. E quindi la gran parte delle persone non vaccinate, di età che va dai 45 ai 70 anni. Cambiamo argomento, oggi si festeggia il 158esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale. Questa mattina a Fano le celebrazioni sono iniziate con una santa messa celebrata dal vescovo Armando Trasarti. Portate amore per il vostro lavoro, voi siete lo specchio bello della città, impegnatevi a fare spazio al decoro e all'amore per il prossimo. Così il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone Cagli Pergola, Armando Trasarti, che questa mattina ha concelebrato con Don Giorgio Giovanelli una santa messa al Duomo di Fano in occasione del 158esimo anniversario della Polizia Locale. Vi invito, ha detto Sua Eccellenza, a compiere generosamente il vostro dovere che dovete sentire come una vera e propria missione. Non lavorate con le carte, voi vi interfacciate con le persone. Poi Trasarti ha ricordato come Pio XII definì la figura del vigile urbano. Il vigile urbano è in qualche modo l'occhio, l'orecchio, la mano e il cuore della pubblica autorità a vantaggio del bene comune della cittadinanza.
Mi raccomando, proseguito il vescovo, che il vostro occhio sia il più possibile limpido e puro, che il vostro orecchio sia costantemente attento, che la vostra mano sia sempre pronta non solo a indicare la direzione o a regolare il movimento delle persone, ma in primo luogo a soccorrere chi si trova in difficoltà e soprattutto che il vostro cuore sia vigile, sensibile, aperto e premuroso. Poi a tutto il personale di polizia locale il vescovo ha detto: siate pronti a favorire con ogni mezzo la coraggiosa costruzione della legalità, della sicurezza e della giustizia del nostro territorio. Infine, così come impariamo dal patrono San Sebastiano, sono fondamentali il primato della coscienza, la fedeltà ai propri principi e la coerenza. La politica è arte del compromesso, è fatta di più persone, bisogna mettersi a tavolino, ma mai compromesso vergognoso, mai a dispetto dell'umano che ci abita. Esso ci impone di non perdere la nostra dignità, di aborrire tutto ciò che rega danno agli altri e non va a vantaggio del bene di tutti. Io credo nella buona fede. Non perdetevi d'animo, aggiunto Trasarti, ascoltate tutti ma tenete solo ciò che è buono e giova al bene della collettività, nella convinzione che la fiducia dei cittadini nella polizia locale sia strettamente correlata ai comportamenti dei vigili urbani nei confronti della gente, in particolare il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà fondamentali dell'individuo. Gli atteggiamenti sono quindi alla base della eticità della funzione e dell'efficienza stessa. Beh, la collettività, il popolo ha sempre il diritto naturale è umano di essere accudito. La polizia municipale più di ogni altra deve custodire questo popolo attraverso il bene pubblico, il decoro, l'accoglienza, l'indicazione. E dicevo proprio nell'omelia, ci occorre nella tradizione occhio, cuore, mani e tanta passione. E per avere questa passione bisogna cercarla in se stessi, coltivarla. Proprio per questo le forze del servizio pubblico hanno bisogno di essere un pochettino, non dico coccolate, ma amate, sentire che sono parte di noi e anche quando hanno una dolce severità sono per il bene di tutti e per superare il rancore di qualcuno. E alla Santa Messa è seguita la cerimonia civile con la consegna delle benemerenze agli agenti che a Fano in totale sono una cinquantina. Per il corpo è stata anche l'occasione per stilare il bilancio dell'attività svolta da gennaio ad oggi. È stato un anno difficile di duro lavoro e di responsabilità. Dopo la mancata celebrazione dello scorso anno dovuta all'impegno dei vigili urbani sul fronte della pandemia, oggi anche la polizia locale di Fano ha potuto festeggiare i 158 anni di fondazione del corpo. Dopo un anno di fermo abbiamo pensato di rendere questa, diciamo, celebrazione ancora più importante e abbiamo voluto rendere merito con, appunto, la consegna di un attestato di benemerenza agli agenti e a tutto il personale impegnato nella gestione dell'emergenza pandemica per riconoscere proprio il loro importante e prezioso lavoro. Abbiamo anche ringraziato naturalmente la prefettura, il prefetto, sia il prefetto attuale Ricciardi che il prefetto La Polla per il grandissimo lavoro importante di coordinamento per i quali ci hanno coinvolto in questi mesi difficili di gestione di emergenza pandemica, coinvolgendoci e mettendoci nelle condizioni di dialogare per il bene della cittadinanza anche con le altre forze dell'ordine che hanno svolto un ruolo importantissimo e noi siamo onorati di aver condiviso con loro questo percorso. Per l'occasione oggi sono stati illustrati i dati inerenti all'attività svolta nel 2021. Dall'inizio dell'anno sono stati rilevati 253 incidenti stradali, di cui 153 conferiti, 4 dei quali mortali. 5.348 sono state invece le multe elevate per i parcheggi irregolari per i quali è previsto il parchimetro, 158 le soste con disco orario irregolare, 170 i veicoli senza assicurazione, 104 le soste sui marciapiedi, 94 quelle in area riservata ai veicoli a due ruote, più 68 sui passaggi pedonali e 37 nei passi carrabili. Altro dato rilevante riguarda il passaggio dei veicoli con il semaforo rosso, ben 2.784. Infine 27 sono stati gli eccessi di velocità, 21 le patenti di guida mancanti o scadute e 311 le omesse revisioni. Quello che ho voluto focalizzare è proprio l'attività del corpo, l'aspettativa della cittadinanza che la gente ha da noi.
per far comprendere che noi siamo deputati al generale rispetto delle regole, ma questo deve essere fatto sempre senza arroganza e con quella ragionevolezza, buonsenso e anche cortesia che deve connotare proprio l'operato della polizia locale. Per la comandante oggi è stata anche l'occasione per ringraziare tutto il corpo che ha lavorato in condizioni veramente difficili, ha precisato Anna Rita, facendo riferimento all'emergenza sanitaria alla quale si è aggiunta la carenza di personale. Abbiamo passato un anno con il minimo storico di agenti, ha commentato, e senza supporto di quelli stagionali. Soltanto da poche settimane c'è stato l'implemento di organico con 11 vigili urbani. Per questo mi sono voluto enfatizzare il lavoro svolto da tutto il personale, a partire dalla vicecomandante, gli ufficiali e gli agenti tutti, che si sono prodigati, perché poi il lavoro della polizia locale è come quello di tutti i soggetti in divisa, comporta un sacrificio anche familiare. Noi siamo chiamati a lavorare nelle giornate festive, di notte, in reperibilità ed in ogni circostanza, in ogni difficoltà. Poi c'è anche un'ineludibile attività d'ufficio che va portata avanti quotidianamente. Per cui abbiamo proprio focalizzato la sicurezza della circolazione, controllando le assicurazioni, le revisioni e anche le manovre di comportamento. E io dico che tutte le volte che grazie al nostro operato riusciamo ad evitare degli incidenti, magari facendo anche arrabbiare qualche automobilista perché l'abbiamo fermato, che aveva una velocità un po' sopra le righe, dobbiamo dire grazie perché abbiamo garantito la sicurezza complessiva di tutta la collettività. E ieri, sempre alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, è stata attribuita la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Il sindaco Massimo Seri ha consegnato una pergamena a un militare che per l'occasione ha indossato la divisa da soldato della Prima Guerra Mondiale. La pergamena verrà conservata nella sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, sezione di Fano. L'iniziativa inoltre è stata impreziosita dalle letture e dalla proiezione di un docufilm a cura degli studenti del Polo 3, mentre al mattino le celebrazioni sono iniziate con la cerimonia della bandiera a mezz'asta, la darsena borghese, e poi con la deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti di tutte le guerre in via Buozzi. Ed ora parliamo dell'impennata dei prezzi dei generi alimentari, che si sta già ripercuotendo sulle tasche dei consumatori costretti a dover ridimensionare le proprie spese. Da gennaio 2022 i panettieri della provincia di Pesaro Urbino aumenteranno il prezzo del pane del 20% e anche la colazione al bar costerà di più. Il servizio di Angelica Panzeri. La stangata dei rincari arriva anche per il pane, per la colazione al bar. Da gennaio 2022 i fornai della provincia, in particolare quelli associati a Confcommercio, CNA e Confesercenti, aumenteranno il prezzo del 20%, mentre in pasticceria ci sarà un rialzo attorno al 25% circa sul costo della colazione. Per intenderci, una brioche che fino ad oggi poteva costare 1,10 euro arriverà ad 1,30 euro. La motivazione è semplice: il costo della materia prima, in particolare nel comparto della panificazione, è aumentato anche per via delle quotazioni record raggiunte dal grano. La stessa sorte è toccata ad alcuni prodotti tipici della prima colazione, caffè, latte, zucchero, solo per citarne alcuni, e i commercianti di conseguenza si sono dovuti adeguare, promettendo di applicare a breve, alcuni a Pesaro hanno già iniziato, un aumento dei prezzi. L'impennata globale dei prezzi dei generi alimentari inevitabilmente si ripercuote sulle tasche dei consumatori, che si ritroveranno così a dover ridimensionare le proprie spese. I clienti chiedono, si informano. Allora, momentaneamente ancora non hanno chiesto niente, perché sono più preoccupati dell'aumento del resto che c'è stato, ma arriverà anche la fatidica domanda, che arriverà a noi. Tanto se la dobbiamo fare lo faremo, perché come ci aumenta la materia prima noi, purtroppo di conseguenza ci regoleremo in questo modo. Noi abbiamo dovuto aumentare 10 centesimi il caffè, perché il caffè all'acquisto costa il 10% in più dal 1° di ottobre, quindi certe torrefazioni, poi dopo non so se a livello nazionale o meno, quindi abbiamo aumentato qualcosina, ma non senza esagerare, oltre che qui non è un problema l'aumento, è che certe materie già scarseggiano, quindi preoccupiamoci che continuino a fornirci i fornitori. Quindi ad oggi, per farla diciamo breve, un cappuccino, una brioche, quanto costano al cliente?
1,60, 1,20, 1,30, 2, cioè, con 3 euro se la cavano, dai. Avranno un piccolo aumento, ma niente di esagerato, io credo. Per il momento comunque noi andiamo avanti sempre con i soliti prezzi e aspettiamo alla fine dell'anno. Avviene perché è aumentato tutto, dalla luce, dall'acqua, dalle materie prime, tutte le cose sono in aumento e anche noi giustamente abbiamo diverse spese che aumentano e tutto aumenta, anche noi dobbiamo aumentare. È aumentato in generale, diciamo, il costo della vita, quello delle materie prime, anche quello della colazione al bar. Lei come si prepara a questo? No, è vero, tutto è aumentato, tutto da partire da benzina, le bollette, di tutto è aumentato. Invece gli stipendi, niente. Come deve affrontare questa situazione? Sto parlando per la classe operaia che vive con 1.100 euro, 1.000 euro al mese. Lo sanno quelli che fanno le leggi. Noi cosa dobbiamo fare? Una colazione al bar in meno, forse anche una selezione magari durante la spesa? No, ma scusa, perché dobbiamo pensare a una colazione in meno o ridurre le spese nel supermercato? E non dobbiamo pensare di aumentare gli stipendi. No, il governo cosa fa? Sa solo aumentare i prezzi e aumentare i salari, ma la gente deve vivere o deve morire? Lei dice al bar io vengo a prendere il caffè, 1 euro, non faccio più altro. Però, ma perché dobbiamo privare, ci siamo privati da tutto, a partire... se lo posso dire, da libertà e fino ai stipendi e costo di vita, tutto, cioè non sappiamo come andare avanti, lo sanno loro, sa Piantoni. C'è poco da prepararsi, dobbiamo andare avanti e risparmiare dove si può, se proprio la cosa prosegue. Però il perché c'è il caro vita mi piacerebbe saperlo. Perché è aumentato il costo della materia prima e quindi di conseguenza... Allora dobbiamo ridimensionarci in tutti i sensi. E questo significa fare una spesa molto selettiva. Sì, certo, beh, ovvio, devi sapere comprare, non più cavolate, e risparmiare, ma nelle cose futili. Si torna come una volta che si comprava l'essenziale, non l'extra. Certo, con la mia pensione, in pratica, e la mia pensione, tra l'altro l'anno scorso mi hanno tolto 4 euro, ok, invece di aumentarla. E i servizi, l'energia, eccetera, eccetera, continuano a aumentare. E quindi devi stringere sempre di più. Che posso fare? Quindi si fa una spesa selettiva, si fa una colazione in meno al bar? Ma al bar non ci penso proprio manco lontanamente, sono anni che non ci vado più, quindi risparmio i miei soldi delle colazioni. Colazione me la faccio a casa. E quindi l'abbigliamento, francamente, alla mia età non mi serve più, quindi continuo a usare quello che ho sempre usato, ok? Però devo aggiungere un'altra cosa, ok? Siamo stati abituati ad acquistare anche quello che non ci serviva, ok? Quindi è bene anche che il popolo, ok, che cominci a darci anche una giustatina, perché è vero che il caro vita, eccetera, ci fa vivere male, però abbiamo riempito le case di cose che non ci servono, parliamoci chiaro. Okay. Quindi lei quando va a fare la spesa cosa fa, insomma? Fa una selezione? È chiaro, guardo quello che ha più sconto e l'altro più caro. La colazione al bar la fa? Ho smesso, ogni tanto la facevo. Ho smesso, è vero, non vado più tanto, un caffè, mi limito a un caffè. E al supermercato si compra l'essenziale? Esatto, bravissima, è così. Non ho parole perché ragazzi qui è un disastro per tutti. Anche Fano ha aderito al progetto Panchine Europee in ogni città. Oggi pomeriggio è stata inaugurata la panchina azzurra nel parco a fianco dell'anfiteatro Rastatt sul lungomare di Sassonia. Abbiamo voluto patrocinare tutte le panchine che sono state realizzate in questi giorni come emblema e messaggio per sostenere i valori europei, ha commentato il sindaco Seri. Ringrazio il Movimento Federalista e l'autrice Deborah Striani. Penso che il senso di questo gesto, ha concluso il sindaco, possa essere facilmente diffuso, permettendo così ai cittadini di essere più consapevoli e di comprendere la grande importanza dell'Unione Europea. E questa sera chiudiamo il telegiornale con delle foto che ritraggono un abete arrivato in Piazza del Popolo a Pesaro per le prossime feste di Natale. E questa era davvero l'ultima notizia, la nostra redazione vi augura un buon fine settimana, arrivederci.